Buonasera e ben ritrovati con un nuovo numero, il secondo di questa stagione, con una poltrona per due. Parleremo del campionato ovviamente di Serie D, quello che è stato ovviamente nella seconda giornata nel girone F, insieme al mio amico e collega Giovanni Sidoni. Buonasera. Grazie mille caro Matteo e ben ritrovati, questa è una poltrona per due, la nostra seconda puntata che coincide chiaramente con la seconda giornata di Serie D. Matteo, giornata interlocutore se vogliamo per le società abruzzesi, ci sono tanti gol da andare a vedere insieme, ci sono tanti risultati da commentare, eccoli qua. Io ringrazio la regia, il Chieti è stato sconfitto per 1-0 in casa dalla Forsembronese, dal Fossombrone come comunemente detto. L'Isernia porta a casa il primo successo 1-0 ai danni di un Castelfidardo che continua ad avere difficoltà. Teramo pari per 1-1 contro il Roma City, andremo a vedere chiaramente poi cosa è successo nello specifico. La Civitanovese perde in casa per 0-2 contro l'Atletico Ascoli, l'Ancona passa sul campo della Fermana per 1-0. La San Benedettese fa suo il derby sentitissimo marchigiano contro la Recanatese, Sora e Notaresco 1-1. In questo match molto importante per entrambe le società, il Sora sorprende, vedremo a breve la classifica. Termoli 1, L'Aquila 1, altro pareggio questo del match disputato in Molise. La Vigor Senigallia porta a casa invece un successo contro una buona Avezzano Calcio per 2-1. Matteo, vogliamo vedere i gol? Sì, vediamo brevemente la classifica con tre squadre a punteggio pieno, Forsembronese, Vigor Senigallia e Ancona, e di contro ci sono quattro formazioni a quota zero: Recanatese, Avezzano, Castelfidardo e Civitanovese. Ricordiamo sempre che la Fermana, pur avendo vinto la prima partita a Recanati, ha due punti di penalizzazione, quindi è ferma uno. Questa è la classifica. Abbiamo detto, sono state 15 le marcature di questa giornata, un po' pochini i gol almeno per quanto riguarda questo girone F nella seconda giornata, di cui addirittura ben 5 sul rigore, quindi su azione appena 10. E noi adesso con la Goal Collection ci andiamo a vedere i gol delle formazioni, delle partite che hanno visto in campo le abruzzesi. Il cuore solamente fatto di paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me. Appena 15 le reti segnate nella seconda giornata, bottino magro anche per le abruzzesi con tre pareggi e due sconfitte. Si decide sul rigore la sfida del Cannarsa, Termoli subito avanti al settimo con Barone. La risposta dell'Aquila arriva all'89esimo, in 10 uomini, dal dischetto trasforma Banegas. Davanti a 3.000 persone all'Angelini, caduta inaspettata per il Chieti. Contro la sorpresa Forsembronese decide a fine primo tempo la rete di Camilloni. In rimonta arriva il primo punto stagionale per il Teramo. Al Savini di Notaresco in Roma City passa con Gelonese. Nella ripresa al 22esimo il pari biancorosso con Pietrantonio, che si conferma bestia nera per gli alziali dopo la rete dello scorso anno sempre contro i capitolini quando vestiva la maglia del Notaresco. Dopo 180 minuti è ancora fermo al palo l'Avezzano. La Vigor Senigallia nel secondo tempo ribalta la situazione nello spazio di 3 minuti. Chiusura per il match del Tomei di Sora, dopo l'intervallo Arrigoni dal dischetto segna per il Notaresco. I ciociari impattano 5 minuti dopo con Bauco. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Chiusura dedicata anche al pubblico che era sugli spalti dei vari stadi, perché abbiamo detto 3.000 persone allo stadio Angelini, pienone di fatto anche al Savini di Notaresco per nota a Teramo Roma City, in quello che doveva essere il debutto casalingo del Teramo. Però abbiamo detto, abbiamo parlato di gol, allora ovviamente casca a fagiolo potremmo dire la classifica cannonieri, che si muove un pochino perché la settimana scorsa al comando era Casolla, che questa volta non ha marcato dopo la tripletta all'esordio, però abbiamo
3 giocatori a quota 3, da cui Banegas dell'Aquila. 2 rigori e un calcio di punizione per l'argentino dell'Aquila, poi Casolla e Martiniello che sta trascinando l'Ancona. Di fatto ha segnato solo lui per la formazione dorica, però 3 gol che valgono 6 punti per la formazione di mister Gadda. Poi Barone, Bauco e Sbaffo, che pure ha saltato il match domenica scorsa. Non c'era nel derby sentitissimo, sì, soprattutto per lui che era stato oggetto di un caso di mercato durante l'estate. Quanto invece agli altri, Bauco sorprendente. Bauco, sì, giocatore che ha segnato in questo match, nel match precedente, sarà atteso chiaramente adesso dalla gara di Avezzano, Sora Avezzano, che si disputerà domenica prossima. Giocatore di cui si dice un gran bene questo ragazzo del Sora. Quanto agli altri, chiaramente nomi noti, e su tutti io sottolineerei ancora una volta l'ottimo avvio di Banegas, calciatore che l'anno scorso ha letteralmente trainato l'Aquila in quella che è stata una stagione da protagonista nel girone F di Serie D, ed è subito capocannoniere con 3 marcature. Credo una delle conferme, Matteo, più importanti rispetto alla scorsa stagione. Beh sì, Banegas nel corso degli anni è andato sempre in doppia cifra, l'anno scorso ha segnato quasi 20 gol, compreso i playoff, quindi un giocatore che anche soprattutto sui calci piazzati è decisivo e soprattutto può decidere quelle partite che magari non riescono a sbloccarsi. Ti do anche alcune curiosità per questa girone F, anche se siamo solo alla seconda giornata, però Civitanovese e Castelfidardo, 0 punti e anche 0 gol segnati. Forse Impronese, Vigor Senigallia, 5 marcature, i migliori attacchi del campionato. Questo ci dice che chi segna è in testa classifica e chi non segna è in testa sotto. Allora, la cosa che colpisce chiaramente è vedere 2 neopromosse con tutta questa difficoltà, perché poi in realtà ci si aspettava qualcosa di più, come per esempio si è visto dall'Isernia, che ha portato a casa il primo successo, un successo importante tra le muramiche proprio contro il Castelfidardo, 1-0 che in qualche modo rimette Molisani in corsa anche a livello ideale per quella che poi può essere una salvezza a fine stagione raggiunta magari anche attraverso i play-out. Per quanto concerne le anzidette ferme a 0, tra le quali purtroppo troviamo anche l'Avezzano, con un po' di sfortuna però, Matteo, sì, perché la gara di Senigallia è stata marchiata a sangue, verrebbe da dire, da un errore marchiano in occasione del primo gol e poi da un raddoppio proprio della Vigor Senigallia in netto fuorigioco. Questo va detto, ecco perché. Diciamo che il Bianchelli non porta tanto bene i colori bianco-verdi. Io ricordo anche l'anno scorso una rimonta, vinceva 2-0 l'Avezzano, se non sbaglio. Sì, se non erro. E poi ci fu il 2-2. Sì, 2-2. Una volta ancora peggio, perché arriva la sconfitta. Assolutamente. Comunque squadra la Vigor Senigallia che va veramente tenuta d'occhio, perché nel silenzio ancora una volta rispetto a quella che è la pre-season, io credo che abbia costruito una rosa in grado di giocarsela fino alla fine. Perdendo anche giocatori importanti, uno su tutti, Gerriota, che è finito alla San Benettese. Ovviamente, cari amici che ci state seguendo da casa, io ringrazio anche Pietro Baldassare e Francesco Di Carlo in cabina di regia. Poi ci ritroveremo ovviamente fra qualche istante dopo la pausa pubblicitaria per Anteprima Calcio, e lì parleremo intanto delle anticipazioni della terza giornata di campionato che si giocherà domenica alle ore 15, ma soprattutto parleremo anche di mercato, perché qualche squadra continua questa fase di mercato. La settimana scorsa parlammo del Chieti, alla fine Falzerano non è arrivato, è arrivato un altro giocatore come Ceccarelli, sicuramente un giocatore importante nel Picerno, ma si fanno tanti altri nomi di grande prestigio. Chieti in questo momento fa sognare e soprattutto è la società che sta tenendo vivo quello che è un mercato che, lo commentavamo poco fa, è veramente infinito. Mercato che continua, mercato che vede l'arrivo di un giocatore come Ceccarelli, ex Lazio, giocatore di grandi qualità tecniche, certo in parabola probabilmente un po' discendente in quest'ultima parte di carriera, era fuori rosa mi dicono a Picerno, quindi un acquisto che però comunque è importante per una squadra di Serie D ambiziosa come appunto il Chieti. E poi vabbè c'è Don Sa, non serve di sottolinearlo ancora una volta, è arrivato un ex Serie A di livelli chiaramente importantissimi per quello che è il campionato di Serie D. E allora noi chiudiamo qui una poltrona per due, ci ritroveremo dopo la pausa pubblicitaria con Anteprima Calcio e con tanti ospiti. Vi aspettiamo. A tra poco.